grazie agli amici che sono intervenuti prima. Senza piaggeria io dico che non potevo immaginare una presentazione migliore e soprattutto più esauriente del mio libro, e quindi non vorrei ritornare a mia volta a presentare questo testo, perché insomma veramente, lo dico per chi non l'ha letto, le cose che sono state dette sono tutte caratterizzate da una straordinaria pertinenza al testo, cioè veramente al testo e in alcuni casi anche al contesto, no? Faccio riferimento ad esempio all'intervento di Federico Leoni, il quale ha anche, come dire, ricostruito, no, un po' il mondo, no, il mondo spirituale all'interno del quale questo libro è nato, nel quale questo libro è nato, no? Cioè la ricerca che è in corso, eccetera. Quindi io non ritorno sul libro e vorrei semplicemente provare a rispondere alle questioni che sono state sollevate. E lo vorrei fare anche con una certa brevità, appunto perché molto è stato detto, e lo vorrei fare con una certa brevità anche per lasciare, se possibile, spazio eventualmente a un dibattito più ampio, no? Che riguarda un po' tutti, ecco, non soltanto me, insomma, riguarda tutti quelli che hanno parlato. Mi pare che sia un po' nello spirito di questa giornata, insomma, lasciare spazio anche alla discussione. Quindi io procederò a ritroso, partendo dall'ultimo intervento, quello di Pintola, e risalendo al primo intervento, quello di Matteo. Allora, anche rischiando di essere un po' telegrafico, di essere un po' secco, brutale, tranchant, me lo dovete perdonare, data proprio l'economia dei tempi, l'evento. Ecco, è evidente che ciò che io ho inteso nella dimensione, nella parola evento, è, se lo dovessi dire con una formula estremamente rapida, non è nient'altro che la natura nel suo momento naturante. È la natura naturans. Questo per me è il senso dell'evento deleuziano. È la natura nella sua dimensione naturante, cioè è la dimensione del processo che va, secondo me, rigorosamente distinta dalla dimensione del divenire, e su questo tornerò, su questo punto. E anzi direi che uno degli equivoci presenti nel pensiero deleuziano, che spiegano ad esempio perché ritorni il tema della contingenza, sia il fatto che Deleuze, per quanto sia stato un accanito lettore di Whitehead, ha continuato a mantenere come categoria fondante del suo pensiero la categoria del divenire, che è una categoria completamente metafisica, rimanda a quella distinzione potenza-atto di cui parlava Federico, e quindi mantenendo al cuore del suo pensiero la dimensione del divenire, tant'è vero che per molti Deleuze è il filosofo del divenire, la stessa cosa si dice anche del suo maestro, quello che, se fosse stato Deleuze a scrivere, avrebbe forse scelto Bergson, no? Cosa che succede anche in Bergson, che però non a caso sapete bene che sì, è un filosofo del divenire, però usa la parola durata, e la parola durata ha una costellazione semantica che non è assolutamente riducibile alla dimensione del divenire. E io uso la parola processo, nel senso che a questo termine è stato dato da Wilde di un processo in realtà, che mi sembra la parola più priva di quella pesante eredità metafisica che si porta dietro la parola divenire. Ecco, allora, evento, processo, cioè la natura nel suo aspetto naturante. Dunque evento non è tempo, e anche la dimensione del tempo è una dimensione che viene in qualche modo sospesa nel pensiero deleuziano, sebbene poi, se andiamo a prendere i saggi deleuziani su Kant, la questione ritorni fuori, però non a caso ritorna fuori sotto il modo del tempo uscito dai cardini. Ecco quello che io credo si debba intendere con la parola evento, e su questo magari nel corso della conversazione possiamo ritornare. Sempre Pinzolo sollevava una questione tecnicamente molto importante. Lui a un certo punto diceva
c'è una, nel tuo libro, da un lato c'è la ripresa deleuziana della tesi classica di Deleuze, non della grande tesi ontologica di Deleuze, quella che è presente fin da differenza e ripetizione, la tesi dell'univocità dell'ente, e dall'altra parte tu sei in qualche modo ancora contaminato, o perlomeno sei ancora nell'orbita di un certo pensiero ermeneutico, faceva riferimento all'insegnamento di Sini, per il quale si parla di semiosi infinita, no? Univocità dell'ente, semiosi infinita. Evidentemente questa cosa potrebbe essere l'indice di una sorta di, come dire, di contraddizione, no? L'essere si dice in un solo senso di tutto ciò di cui si dice, e dall'altra parte si parla dell'esperienza e si struttura l'esperienza sotto forma, io lo faccio proprio anche un po' forzando il testo deleuziano, si pensa all'esperienza nella griglia della semiosi infinita e dell'interpretazione illimitata, no? Come stanno insieme queste due cose? È evidente che questo è un punto chiave, e è un punto chiave che può trovare una sua soluzione nella misura in cui si risale a quello che è il tessuto dell'esperienza nella prospettiva deleuziana. E, come è stato detto, prospettiva deleuziana non vuol dire la prospettiva del filosofo Gilles Deleuze, ma vuol dire in quella prospettiva che Deleuze porta ad espressione in modo compiuto nel Novecento filosofico, ma che riassume in sé una linea di tendenza che Deleuze stesso ha fatto emergere con i suoi studi di storico della filosofia, e che in qualche modo accompagna l'altra linea, quella che io chiamo la linea maggiore, non la linea maggioritaria. Allora, qual è il tessuto dell'esperienza? Beh, c'è una risposta che è stata data dalla modernità, c'è una risposta che è stata data dalla linea maggiore del pensiero filosofico novecentesco. Questa risposta si trova sostanzialmente, come dire, descritta, enunciata in modo compiuto nel nono capitolo delle Parole e le cose di Foucault, celeberrimo capitolo in cui Foucault introduce il grande tema della morte dell'uomo, e in cui Foucault in qualche modo spiega, no, cosa ha significato, no, passare dall'epoca della rappresentazione, no, all'epoca moderna, e dove Foucault dà una precisa definizione di che cosa è l'esperienza per i moderni. E sta pensando a Kant, naturalmente, sta pensando a tutta quella tradizione a cui faceva riferimento Federico, e dice: per i moderni l'esperienza è l'infinito rinvio del finito a se stesso. C'è esperienza laddove c'è una finitezza all'opera, una finitezza che funge da fondamento, una finitezza che funge da orizzonte di comprensione dell'essere. C'è esperienza laddove c'è finitezza, ma cosa vuol dire finitezza? Finitezza vuol dire riflessione infinita del finito su di sé. Questo è il senso di sein und Tod, di essere per la morte. Il finito che si rapporta alla propria finitezza e che fonda la possibilità della riflessione in questo sguardo costante che rivolge a sé come finito. Questo è il moderno, dice Foucault. Questo è l'uomo, questa è l'antropologia. Quell'antropologia che Foucault in quel capitolo voleva consegnare al passato, no? Voleva abbandonare. Ebbene, se l'esperienza per i moderni è stata questo infinito rinvio, dove l'infinito ha il valore di cattivo infinito, cioè non posso mai farla finita col finire. Non posso mai farla finita con l'infinito rinvio del finito a se stesso che sanziona continuamente la propria finitezza. Se l'esperienza per i moderni è questa, è evidente che in un autore come Deleuze, e lavorando sul testo di Deleuze, cioè facendo dire a Deleuze probabilmente anche delle cose che, così come le dico io, forse lui non le avrebbe dette, in un autore come Deleuze l'esperienza è invece l'infinito rinvio dell'infinito a se stesso. E in questo senso qui c'è tutto lo spinozismo, a mio parere, della posizione deleuziana. Cioè il posto del finito viene preso dall'infinito, e se c'è una riflessione, è riflessione infinita dell'infinito su di sé a fondare l'esperienza. Questa cosa la si capisce bene, in maniera anche intuitivamente più concreta, se si pensa
alla definizione che di oggetto d'esperienza o di cosa viene data da Bergson nelle prime pagine dell'introduzione alla metafisica del 1903. Alla domanda che cosa è una cosa, cioè un oggetto d'esperienza qualsiasi, Bergson risponde, ed è chiaro che questa risposta era ben presente a Deleuze, Bergson risponde: una cosa è un infinito in atto, che proprio perché è infinito in atto, è al tempo stesso l'infinito, nel senso però non più dell'infinito attuale, ma dell'infinito potenziale, delle sue molteplici rappresentazioni. Cioè una cosa è al tempo stesso due infiniti, dice Bergson nell'introduzione alla metafisica, l'infinito in atto e l'infinito potenziale nel loro rapporto reciproco, l'assoluto e il segno, o con una metafora che è la metafora chiave della filosofia dell'immanenza assoluta, come viene trattata da Bergson, che Bergson rielabora nel 1911 a partire dal suo corso su Spinoza. La metafora che usa Bergson è l'oro e la moneta. È una metafora economica o alchemica. Da una parte c'è l'oro, che è l'assoluto, uno, infinito e semplice. Se noi mettiamo l'oro su un piatto della bilancia e vogliamo pareggiare l'oro con la moneta spiccia, quanta moneta spiccia ci dobbiamo mettere? Evidentemente un altro infinito. Però i due infiniti sono differenti per natura. Uno è l'infinito dell'oro alchemicamente inteso come termine ideale di conversione di tutti i metalli. L'altro è l'infinito potenziale, che non ha termine massimo e termine minimo, che può crescere, che deve crescere illimitatamente, perché solo con la sua crescita illimitata compensa il principio assoluto. Ogni cosa è fatta così. Si presta nello stesso tempo a un'intuizione semplice e a una enumerazione inesauribile. Intuizione semplice, enumerazione inesauribile. Allora, questa viene individuata da Bergson come struttura dell'esperienza e questa arriva a Deleuze come struttura dell'esperienza, dove quindi non è più la finitezza a costituire l'orizzonte della comprensione, ma un infinito che si riflette infinitamente in se stesso. E questa è la stessa strada che tra Bergson e Deleuze è scelta dall'altro mostro sacro, no? Cioè Whitehead, no? Il quale in qualche modo in processo della realtà lavora esattamente su questa dimensione dell'esperienza come dimensione costitutiva, la sola, tra l'altro, secondo lui, che può spiegare la meccanica quantistica e che può spiegare in realtà il reale della scienza, che non ha più l'uomo come unità di misura, cioè il finito, e che è fuori proporzione rispetto all'uomo. Ed è reale in questo senso. Allora, in questo modo io credo si possa spiegare l'incontrarsi di queste due dimensioni. Univocità dell'ente, in fin dei conti c'è sempre solo un solo evento, che è il riflettersi infinito dell'infinito su se stesso. C'è una sostanza, evidentemente, che è causa di sé, ma proprio perché causa di sé è posizione di una molteplicità illimitata di cose. Oro, moneta. E chiaramente qui si esce completamente dalla dimensione antropologica dell'esperienza. Cioè si esce dalla dimensione antropologica dell'esperienza perché qui non è più l'uomo evidentemente unità di misura di niente. Si diventa veramente un segno. Giorgio Maier poneva la questione che cos'è la storia della filosofia, poneva e tra l'altro spiegava molto bene. La questione è che cos'è la storia della filosofia. E già lui ha detto che questo potrebbe essere un libro di storia della filosofia, lo vuole essere, lo dico programmaticamente, in un certo senso anche il mio Bergson era un libro di storia della filosofia nello stesso senso in cui lo è questo, e nella mia insignificante vicenda intellettuale c'è una, come dire, continuità tra questi due momenti, tra il Bergson e il Deleuze, evidentemente. E diceva Maier, diceva la storia della filosofia non è più storia della filosofia come racconto delle varie visioni del mondo dei filosofi. La storia della filosofia per alcuni pensatori, citava Marcial Giroux, che in effetti è stato quello che ha dato il là, ma adesso queste sono questioni tecniche che possiamo soprassedere,
la storia della filosofia diventa altra cosa. Nei testi che Bergson, scusate, Spinoza dedica a Bergson, a Kant, a Spinoza, a Nietzsche, la storia della filosofia è instaurazione del filosofico. Ecco, questo è il senso che anch'io ho voluto dare e cerco di dare, che credo si debba dare alla storia della filosofia. Cioè, la storia della filosofia non è un momento di quel grande agon, di quel grande agone, che ha come oggetto l'instaurazione del filosofico. Si fa storia della filosofia nella misura in cui, attraverso il rapporto con un filosofo del passato, si riapre la questione chiave che è all'origine della filosofia, che concerne la possibilità della filosofia. Quindi in questo senso si fa storia della filosofia, no? Cioè ogni volta che si apre un capitolo della storia della filosofia ci si interroga in realtà sul Parmenide di Platone, cioè ci si interroga in realtà sulla grande domanda che viene fatta da Parmenide a Socrate: è possibile o non è possibile la filosofia? Quindi se la storia della filosofia è instaurazione del filosofico, era la tesi di Guéroult, no? Guéroult diceva proprio questo, ed è, la riprende pari pari Deleuze, no? E la utilizza come, come dire, senza voler fare paragoni impossibili, è la stessa idea che ho io, insomma, quando faccio queste cose. E se la storia della filosofia è instaurazione del filosofico, questo significa evidentemente che il filosofico è fin dall'origine minacciato dal non filosofico. Cioè che non c'è una filosofia costituita, ma c'è sempre una filosofia che si sta costituendo. E ogni momento della storia della filosofia è un momento di questo conflitto tra due linee, cioè la linea della possibilità della filosofia, quella che viene enunciata da Parmenide quando ribatte a Socrate e dice: vuoi fare filosofia, allora devi risolvere esattamente questa aporia, che è l'aporia poi l'argomento del terzo uomo, evidentemente. Quindi ci sono due linee: da un lato una linea che risponde alla domanda è possibile la filosofia? No. E l'altra linea, quella dell'instaurazione del filosofico, che in polemica con quella linea vuole procedere all'instaurazione del filosofico. Ecco, come diceva prima Federico in un altro mio testo, io ho chiamato linea gnostica, no? La linea della non filosofia, cioè la linea della dismissione della filosofia, la linea cioè che in qualche modo consegna la filosofia al passato come un esperimento fallito. La mia tesi è che nella sua linea maggioritaria il Novecento sia stato non filosofico. Cioè alla domanda è possibile la filosofia abbia risposto no. E si sia costruito, il pensiero del Novecento nella sua linea maggioritaria si sia costruito intorno a questa risposta negativa alla domanda è possibile instaurare la filosofia. La fine della filosofia è l'inizio del pensiero, no? La fine della filosofia è, come dire, il leitmotiv del Novecento. E tant'è vero che cosa diventa la filosofia nella sua linea maggioritaria del Novecento? Diventa quella che con un'espressione molto secca potremmo chiamare genealogia, cioè diventa ricerca delle ragioni sufficienti che spiegano l'emergere di qualche cosa di contingente che c'è ma che avrebbe potuto non esserci. La filosofia è l'Occidente, la filosofia è territorialmente legata a un'epoca, a una storia, a un luogo, alla Grecia, alla scrittura alfabetica, eccetera. E allora qual è l'unico compito che resta a quelli che solo tra virgolette si chiamano filosofi? Riflettere in modo critico, parola che a me non piace tanto, riflettere in modo critico sulle condizioni di possibilità dell'emergere di questo strano oggetto che è l'oggetto filosofico. E dunque la linea dominante del pensiero del Novecento è andata tutta a convergere sulla genealogia, no? La decostruzione heideggeriana è genealogia, il pensiero delle pratiche di Carlosini è genealogia. Addirittura si coglie l'espressione autobiografia per indicare il senso della prassi filosofica oggi, cioè coscienza di sé, che vuol dire coscienza di sé nella misura in cui quel sé è un oggetto morto.
che tutt'al più copre una volontà di potenza che è quella dell'Occidente, dell'Europa, del capitalismo e chi più ne ha più ne metta, che attraverso la finzione della verità ha voluto conquistare il mondo. Ecco, rispetto, se questa è stata la linea maggioritaria del pensiero novecentesco e che quindi ha risposto di no alla domanda se è possibile la filosofia, mi pare che ci sia una linea minoritaria che trova in Deleuze uno, come diceva giustamente mi pare Federico, il maestro esemplare, che scommette invece sulla possibilità dell'instaurazione del filosofico. Allora, per usare un'espressione, per Deleuze parlare di filosofia occidentale non ha più senso. Per Deleuze liquidare ogni possibilità di rapporto con le altre culture partendo dal presupposto che loro hanno i loro sistemi di rappresentazione simbolica e noi i nostri, quindi se parliamo di filosofia, filosofia vale soltanto per il greco, dal greco fino a Husserl, tutto questo per Deleuze non ha assolutamente senso. Il piano di immanenza che può produrre il pensiero filosofico per Deleuze è un piano che è veramente il piano nel quale è possibile l'incontro, no? Non il dialogo, proprio l'incontro con tutte le esperienze. Ha senso veramente usare delle espressioni che per diciamo, il pensiero maggioritario sono segno di ingenuità? Ha senso veramente parlare di filosofia indiana, di filosofia africana, di filosofia dei Bantù? Ha senso veramente? E adesso mi viene in mente che da questo punto di vista c'è un antropologo brasiliano che è ispirato profondamente a Deleuze e a Guattari, che lavora esattamente su questa ipotesi. Viveiros do Castro lavora esattamente sull'ipotesi che lo sciamanesimo, lungi dall'essere l'espressione di un'altra cultura, lo sciamanesimo sia un piano di immanenza puro e che quindi sia dicibile da noi, evidentemente, con la concettualità che solo possiamo utilizzare in questo campo. Sempre a proposito di quello che diceva Maier, scusate, un'altra cosa che toccava e che mi colpisce molto, giustamente, lui dice sì, Deleuze parla ancora di contingenza, dal tuo punto di vista invece la contingenza è fuori gioco. E ha perfettamente ragione. Io credo che il tema della contingenza in questa linea minore del pensiero sia completamente fuori gioco. Quindi non credo, ad esempio, che la dimensione del reale, qui guardo il mio amico Matteo, la dimensione del reale possa in alcun modo essere ascrivibile alla questione del reale inteso lacanianamente, no? Come l'impossibile, eccetera. Quello che ha detto prima lui, meglio di come lo possa dire io. Non penso in alcun modo che la dimensione del reale sia riducibile alla questione della contingenza, o che quella scrittura di cui parlava prima Matteo possa essere una scrittura della contingenza, perché la contingenza è esattamente il dispositivo con cui il pensiero metafisico occidentale, e qui ha senso dire occidentale perché è esattamente espressione di una determinata pratica discorsiva, è il dispositivo attraverso i quali il pensiero metafisico occidentale ha relativizzato l'esperienza. La relativizzazione dell'esperienza, cioè come si fa a inoculare nell'esperienza della mancanza? Come si fa a rendere l'esperienza amministrabile da un potere? Come si fa a rendere l'esperienza, quindi la vita degli uomini, delle piante, dei cani, come si fa a rendere l'esperienza qualcosa di gestibile, di governabile? E certo il grande dispositivo è la contingenza, rendendo l'esperienza in sé insufficiente, cioè incapace di camminare sulle proprie gambe. E quindi si deve aprire sul vertice del piano dell'esperienza un termine verticale, no? Che è quello che fonda e rende possibile l'esperienza. La contingenza, cioè la relativizzazione dell'esperienza, è il dispositivo per eccellenza della metafisica attraverso il quale l'esperienza viene subordinata a un altro con la maiuscola che la governa necessariamente dall'altro e che la fonda dall'altro. Allora è vero che Deleuze e Guattari parlano di contingenza, ma parlano di contingenza proprio perché continuano a parlare di divenire, proprio perché non liberandosi del tutto da questo tipo di eredità, continuano a parlare di divenire. Se continuano a parlare di divenire, è evidente che se io penso l'evento nell'orizzonte del divenire, non posso che tirarne fuori che è la contingenza. Dove c'è divenire, c'è contingenza.
Ma questo vale anche per Bergson, mentre invece non vale per Spinoza, che su questo aveva delle idee assolutamente chiare in proposito. Vale anche per Bergson, perché anche Bergson a un certo punto potrebbe essere letto, e quasi tutti l'hanno fatto, come il filosofo della contingenza, no? Mentre in realtà, se uno studia un po' approfonditamente Bergson, al di là, diciamo, della sua versione più, così, più immediata, si rende perfettamente conto che Bergson, come Spinoza, è uno di quei filosofi che riabilita l'argomento megarico del terzo capitolo del nono libro della Metafisica, cioè quel famoso argomento che consiste nel negare, non lo teniamo fuori, ma che consiste nel negare la contingenza. Aristotele se la prende con i megarici perché i megarici affermano che non c'è, che qualcosa, se c'è atto, è l'atto che pone la potenza, non c'è una potenza che precede l'atto. L'argomento è complessissimo. Ma di fatto sia Bergson come Spinoza è un megarico, cioè un filosofo che afferma il primato dell'atto in atto rispetto alla potenza e afferma il carattere puramente illusorio, ideologico e funzionale a un sistema di amministrazione dell'esperienza, il carattere ideologico, illusorio e funzionale al potere della contingenza. E questa è un'operazione, di nuovo, che si trova, secondo me, come linea, come dire, sotterranea in questi filosofi, cioè, per esempio, anche se fatica ad emergere, però sicuramente è presente nella critica del possibile che muove Bergson, nella famosa critica del possibile in Bergson, è presente anche in Deleuze, ma chiaramente, siccome si mantiene accanto a questo il tema del divenire e non si articola la differenza tra divenire e processo, che è fondamentale, è evidente che tenendo l'argomento del divenire ci si porta dietro anche la questione della contingenza, quando in realtà l'indeterminazione non è contingenza. E questo, su questo mi verrebbero in aiuto gli scienziati, insomma, che mi direbbero che ho ragione. Cioè l'indeterminazione, Bergson, il filosofo dell'indeterminazione, no? Contro Laplace, tutto è prevedibile, filosofo che dice che la durata è creatrice. Ma l'indeterminazione non significa contingenza. E quindi il reale di cui adesso diremo due cose, ma il reale non si qualifica come la contingente, il reale è contingente, è il reale dal punto di vista del simbolico, è il reale che è stato, come dire, giudicato, che è passato in giudizio. Se io passo in giudizio il reale, cioè lo sottopongo al giudizio determinante, evidentemente, da questo passare in giudizio del reale, da questo setaccio che il simbolico getta sul reale, cosa viene fuori? La contingenza. Per questo mi pare sbagliato identificare il reale con il contingente. E d'altro canto è altrettanto sbagliato identificarlo col necessario, perché il necessario non è che l'altra faccia della contingenza. E allora proprio in questo superamento dell'alternativa tra contingenza e necessità che si muove, secondo me, una linea minore del pensiero e che in qualche modo, di cui Deleuze è un maestro, quando Deleuze produce la nozione di virtuale, ricavandola un po' arbitrariamente da Bergson, che cosa pensa col virtuale, se non questa dimensione terza rispetto al contingente al necessario, che viene prima del contingente del necessario? Allora, non si deve dire il reale contingente, si deve dire il reale virtuale. E questo perché mi pareva molto preciso questa osservazione che veniva fatta. Poi vengo alle cose che diceva Federico Leoni e che ovviamente, come spesso mi capita quando sento parlare Federico, come dire, ho una sorta di empatia immediata con l'impianto del suo discorso, e diceva Federico: se il sottotitolo è credere nel reale, allora bisogna presupporre che c'è chi non crede nel reale. Allora è effettivamente la cosa, il sottotesto del mio testo, no? Cioè io credo che la filosofia moderna, nella sua linea maggioritaria, non creda nel reale. Non creda nel reale, cioè sia un pensiero sostanzialmente scettico. Sia un pensiero sostanzialmente scettico, cioè sia un pensiero che ha come
che può essere avvicinato, che può essere, cioè il pensiero scettico in questo, cioè un pensiero critico. Oggi parlavo con Vittorio e gli dicevo, a me l'espressione teoria critica della società non mi piace, io avrei fatto teoria della società, cioè l'insistenza sulla dimensione della critica, che è una sorta di parola totem dei moderni, cioè i moderni quando sentono la parola critica hanno immediatamente una sorta di immediata genuflessione, che cosa c'è di più nobile della critica, no? Cioè, non è vero che la nostra epoca sia un'epoca che, a differenza delle altre, non ha, come dire, degli idoli. Ecco, la critica è uno di questi idoli assoluti, cioè non si può sottoporre a critica la critica, perché la critica resta in qualche modo la dimensione del pensiero. Se c'è pensiero, c'è pensiero critico. Allo stesso modo, e la storia va di pari passo con la contingenza, altra parola che i moderni ritengono assolutamente sacra, no? Cioè, vuol dire, si può mettere in discussione tutto, ma non la contingenza di ciò che è. Faccio un esempio a questo proposito che mi è venuto in mente adesso. Se prendete un testo che per certi aspetti è, diciamo, un po' fondativo della temperie attuale del pensiero, che è il testo del 2006, mi pare, di Quentin Meillassou, A Tre la finitude, no? Dove chiaramente si pone la questione che qui stiamo cercando di discutere, no? Perché è la fine del correlazionismo, eccetera, eccetera. Quindi si va proprio nella direzione, no? di una tentativo di andare oltre la dimensione della finitezza come orizzonte, eccetera. Però il sottotitolo del saggio è saggio sulla necessità della contingenza. Cioè, per dire come la dimensione della contingenza sia una dimensione assolutamente pervasiva, no? C'è un passo in cui dice, c'è una sola cosa che non è contingente, che è la contingenza. Tutto è contingente. Ecco, contingenza e critica vanno di pari passo, e quando io affermo che il pensiero, secondo me il pensiero moderno nella sua linea maggiore è un pensiero scettico, intendo dire che è un pensiero critico. Critico che cosa vuol dire? Cioè un pensiero che non si pratica più ingenuamente. Il fatto che non si pratichi più ingenuamente cosa vuol dire? Che è un pensiero che nel momento in cui pensa, si pensa e si rapporta costantemente a se stesso e si guarda pensare. E questo chiaramente è l'autocoscienza critica del pensiero contemporaneo, il quale sospende continuamente tutti gli oggetti che produce. In questo senso è un pensiero profondamente scettico, no? Perché porta, in questo senso è un pensiero che porta anche alla paralisi dell'azione. Che tipo di azione può sorgere alla luce di un pensiero che pensa sempre la propria radicale impotenza, la propria radicale esclusione della verità? Che tipo di azione può derivare da un pensiero che sottopone gli universali a un'incessante critica, mostrando che non sono universali ma che sono soltanto particolari, che si guarda guardare mentre guarda le cose e sottolinea il carattere puramente locale, temporale, occidentale, geograficamente determinato del proprio fare? Evidentemente ne uscirà soltanto una paralisi dell'azione. Nell'aforisma, credo 256, di Al di là del bene e del male, quando Nietzsche pone il problema della politica, dice: non ci potrà essere nessuna grande politica in Europa perché l'Europa è scettica. Essendo scettica, evidentemente solo la paralisi dell'azione la definisce. Poi quello che pensasse Nietzsche con grande politica, magari che è impressionante, no? Se uno va a vedere, tra l'altro io sono andato a vedere recentemente, ho avuto modo di parlare di queste cose degli amici, sono andato a vedermi gli aforismi postumi della sua grande politica, cioè c'è da restare veramente, insomma, l'idea che, insomma, i nazisti abbiano preso Nietzsche e abbiano fatto delle cose orrende deturpandolo, se uno va a leggere certi passi di Nietzsche, insomma, sono, andrebbe un po' rivista, ecco, insomma, perché sono veramente molto espliciti talvolta. Va bene, ma tornando quindi a questo punto, dicevo, effettivamente credere nel reale vuol dire questo, allora, vuol dire in qualche modo militare per la filosofia, ecco, militare per la filosofia e per la possibilità del filosofico. Quindi all'interno di quell'agone che sta alla base della costituzione della storia della filosofia, militare per la filosofia,
cioè resistere per la filosofia e produrre, come dire, la concettualità adeguata per poter credere nel reale. E qui io sono d'accordo, non torno su questi argomenti, sulle cose che diceva Federico, insomma, cioè evidentemente qui bisogna riaprire delle gigantomachie su alcune nozioni chiave, sulla distinzione potenza-atto, su tutta l'interpretazione del divenire che esce da Aristotele, sull'idea di contingenza, provare a pensare al posto delle, come dire, io cioè, provare a vedere se si può, come dire, sostituire alla triade concettuale che governa la modernità, che è contingenza, finitezza, intenzionalità, no? Sono le tre parole d'ordine su cui si giura, contingenza, finitezza, intenzionalità, vedere se si può sostituire un'altra triade concettuale che sia quella che rende conto dell'esperienza intesa in senso assoluto, ma non entro all'interno di questa, una di queste parole è processo naturalmente. E vengo poi alle... alle... No, dicele tutte e tre, dai. No, dai. Dai. Prossima volta. Vengo alla, alla... Beh, sicuramente la parola processo, ecco, provare a pensare la, la, la distinzione tra processo e divenire, questo è fondamentale, anche per riaprire la possibilità per la filosofia di avere qualcosa da dire per la scienza. No? Cioè, se no non si va da nessuna parte. E vengo alle cose che diceva Matteo, ecco, anche qui sarò drastico e tranchant. Inconscio reale, che cosa intendo io per inconscio reale? Cioè, che cosa intendo per inconscio reale alla luce della, sì, insomma, della lettura che ho provato a fare di Deleuze e Guattari, giustamente ricordava un amico prima, che sono poi Deleuze e Guattari, che insomma scrivono mille piani, non soltanto solo Deleuze. Che cosa intendo per inconscio reale? Allora, anche questo ho detto con una battuta, l'inconscio reale per me è coscienza, nient'altro che coscienza. Quindi è un ossimoro, no? L'inconscio reale è coscienza. E credo che questa sia la, la soluzione, come dire, antiedipica. Allora, chiaramente se coscienza si intende ego, se coscienza si intende io, se coscienza si intende autocoscienza, cioè coscienza di sé come soggetto, questo non ha nessun senso. È chiaro che qui quando si dice l'inconscio reale coscienza, si intende per coscienza una coscienza che viene prima dell'autocoscienza, prima della coscienza ego, che è in qualche modo il campo nel quale si può produrre una coscienza ego come ripiego, come proprio come sorta di piega di questa coscienza campo. Chi aveva intuito questa dimensione della coscienza campo come fondamento e come di fatto coincidente con l'inconscio, l'aveva intuito uno dei, lo cito sempre perché è stato un libro importante per la mia vita e perché per me è stato fondativo, lo aveva intuito Jean-Paul Sartre nel saggio sulla trascendenza dell'ego, che non a caso è un libro, come dire, il libro da comodino di Lacan per tutta la sua vita, ed è il libro che torna alla fine della vita di Lacan nel momento in cui Lacan affronta la questione della, dell'inconscio reale, che non è un libro fenomenologico, anche se introduce la fenomenologia in Francia, perché nasce con quest'idea, porto la fenomenologia in Francia, insomma, ma che è un libro che già presenta la crisi del progetto fenomenologico nel momento stesso in cui la vuole introdurre. E che cosa aveva detto in questo libretto Sartre? Aveva detto che il dato immediato è una coscienza assoluta, cioè una coscienza che non è né coscienza di qualcosa né coscienza di qualcuno, che è una coscienza radicalmente desoggettivizzata. Una coscienza che è paragonabile a una sorta di superficie che si sorvoli a una velocità infinita. E qui sono gli stessi anni in cui Ruyer sta elaborando la sua nozione di superficie assoluta. Questa coscienza campo, che non è né soggetto né oggetto, evidentemente, non è né la coscienza di un io, né la coscienza di qualche cosa, viene prima dell'io. Di nuovo mi viene in mente Vivelos de Castro e tutta la sua analisi dello sciamanesimo su questo punto. Questa coscienza che viene prima della distinzione io, mondo, soggetto, oggetto, questa coscienza campo dotato di una mostruosa spontaneità, l'espressione di Sartre, mostruosa spontaneità, è una coscienza quindi che si definisce come puro atto, no? Come atto che però non è un atto, ripeto, né di qualcuno né verso
verso qualcosa, è metaforizzabile in quella figura geometrica che Ruyer chiama superficie assoluta e che è uno dei fondamenti di differente ripetizione di Deleuze e che è al tempo stesso anche uno dei riferimenti di Lacan, che a un certo punto parla di superfici assolute, di superfici soggetto, in uno dei punti del suo seminario sullo sguardo, no? Dove improvvisamente compare tutta questa tematica e quasi sempre i lettori di Lacan non capiscono di che cosa stia parlando, provano ad andare, mentre in realtà sono citazioni dirette di neofinalismo di Ruyer del 52. Allora, cos'è una superficie assoluta? È una superficie che è presente a se stessa, quindi c'è riflessione, ma c'è una riflessione senza tempo, c'è una riflessione che avviene a una velocità uguale a una velocità infinita, tale per cui l'uno non è che sia sopra i molti e debba percorrere tutti i molti per unificarli. L'uno coincide con i molti e i molti coincidono con l'uno, cioè l'uno che fonda il piano non è fuori dal piano o un elemento del piano, è il piano stesso. Ecco, questa coincidenza tra uno e molti o superficie assoluta, quella dimensione di coscienza che già Sartre permetteva di intravedere nel suo saggio giovanile del 36. E non è un caso che quel saggio giovanile è basilare per la formazione di Deleuze. Deleuze si forma dal punto di vista teorico su tante cose, ma certamente provando a comporre la trascendenza dell'ego di Sartre con il primo capitolo di Materia e Memoria, dove di nuovo viene fuori l'immagine di un piano che si sorvola a una velocità infinita. Esiste a questo proposito un saggio molto bello di Giovanna Gioli, che si trova su internet, che ha lavorato per tanti anni, prima di andare a stare a Kathmandu, ha lavorato per tanti anni su queste cose e ha prodotto, secondo me, un interessantissimo tentativo di spiegare questa genesi del piano trascendente, del piano di immanenza a partire da Sartre e Bergson, da questo Sartre. E per me l'inconscio reale è questo, questa coscienza mostruosamente spontanea, che non è la coscienza di qualcosa e non è la coscienza di nessuno, e che quindi è un sì senza sé. Sì, es, ma non sé. Il sé si costituisce e va spiegato a partire da questo. E l'oggetto a piccolo, come diceva giustamente Bonazzi, è evidentemente il tralucere, no? Nella coscienza intesa come intenzionalità, intesa come rapporto a qualcosa, come pensiero di qualcuno, il tralucere per quella coscienza, che è la coscienza ordinaria dell'esperienza, di quest'altro piano di coscienza che funge al fondo della coscienza ordinaria. Infatti l'oggetto a piccolo, diceva Bonazzi, ha uno statuto particolare, ha lo statuto del dettaglio. E il dettaglio non è il particolare, no? Perché il particolare è qualcosa che si spiega a partire dal tutto e quindi sta dentro al tutto, il tutto è maggiore della parte. Se andiamo a prendere invece lo statuto del dettaglio, ad esempio nelle arti figurative, no? Il libro di Arras che tutti conoscete, o le cose che ha scritto anche di Dubermans su queste cose, e se andate a prendere lo statuto del dettaglio ci si rende conto che il dettaglio è sì una parte del tutto, ma una parte che non sta nel tutto che lo contiene, che quindi eccede dall'interno il tutto di cui è parte. Questa è la funzione anche pittorica, iconografica che ha il dettaglio nelle arti figurative, no? A differenza del particolare. L'oggetto a piccolo è un dettaglio, cioè taglia, è un punctum, cioè qualche cosa che incide. Ma la cosa importante è che se incide è perché lascia vedere, incidendo, quello che c'è sotto. E quello che c'è sotto è il contrario di un taglio. Quello che c'è sotto, e vengo all'ultimo punto, quello che c'è sotto è quello che possiamo chiamare il piano della continuità, il piano della pura continuità. Che chiaramente la continuità non può che, nella nostra esperienza, emergere che per salti discontinui, è evidente. Però quello che attraverso questi salti discontinui che emerge è appunto il piano della pura continuità, questo piano della pura continuità che secondo me è uno dei grandi temi di questa linea del pensiero, no? In fin dei conti Bergson, Whitehead, Deleuze, sono tutti filosofi della continuità, sono tutti filosofi che pensano il continuo.
no? E quindi sono filosofi, pensate, sono tutti filosofi che hanno come caratteristica comune il fatto che congedano il nulla come uno pseudo problema. Altro gesto, come dire, di un'eversione rispetto al Novecento straordinario, perché insieme alla finitezza, insieme alla contingenza, insieme all'intenzionalità, l'altra cosa che si onora come se fosse una sorta di idolo indiscusso è il nulla, no? La negazione. Ecco, tutti questi pensatori mettono in questione invece il nulla lo liquidano come uno pseudo problema, no? Quindi, e anche questo è, come dire, un aspetto che si ritrova in Deleuze, no? Non c'è traccia di negativo in Deleuze, non c'è traccia di negazione. Il 68 di Deleuze, che a me interessava, era fantastico, perché se noi pensiamo al 68, cosa pensiamo? Al tipo che col pugno chiuso dice no, no? Al rifiuto. E Deleuze ci dice, guardate, nel 68 c'è tutto fuorché il rifiuto. C'è affermazione, c'è sì, non c'è negazione. Per questo per me il 68 mi era interessante, perché anche come idea di politica, no? Cioè, se si vuole pensare una politica, come mi proponeva prima Federico, si deve pensare a una politica che non abbia più nella negazione il suo fondamento. Ecco la grande politica che potrebbe venire fuori da una prospettiva come questa. Allora, dicevo e concludo, il piano che sottende l'esperienza è un piano di pura continuità, un piano in cui appunto del nulla non se ne sa nulla. No? Quindi proprio così come la si fa finita col finire, non si sa nulla del nulla, e questo piano di pura contabilità secondo me ci rimanda a quella che è la questione, no? Intorno alla quale il pensiero di Deleuze ruota, il pensiero di Whitehead ruota, il pensiero di Bergson ruota, secondo me il pensiero di Gentile ruota, e qual è questa questione? Ripeto, la questione del Parmenide. E nel Parmenide si dice che cosa c'è di veramente stupefacente. To thaumaston, no? Dice la questione che si deve pensare per dare inizio, instaurare il filosofico. La risposta che dà Parmenide, il vecchio Parmenide al giovane Socrate, è molto chiara. Lui dice, il problema lo solleva Socrate, e gli darà una risposta a Parmenide nella seconda parte del dialogo. Qual è il problema che bisogna affrontare per fondare il filosofico? Pensare, dice to thaumaston. Cos'è to thaumaston? E nelle parole di Socrate che enuncia il problema si dice è appunto la continuità. L'identità immediata dell'uno con i molti e l'identità immediata dei molti con l'uno. La cosa veramente che nessuno riesce a pensare è come l'uno, essendo uno e molti. Non diviene molti, perché se dico diviene molti ci si può pensare, degradazione, emanazione, no? Abbiamo tanti modi di pensare come l'uno divenga molti. Ma dice Socrate, la cosa che veramente qualcuno mi deve spiegare è come l'uno, essendo uno, sia molti, e come i molti, essendo molti, siano uno. È evidente che questo è il tema del continuum, della continuità, pensare in continuum. Ed è evidente che questo è anche il rimosso, è il grande rimosso, perché insomma la linea maggiore del pensiero novecentesco ha pensato il discontinuo, cioè ha pensato il taglio, la negazione, la contingenza, ha pensato sempre a partire nell'orizzonte del limite. Ecco, questi erano i temi, ma ripeto, tutte queste cose sono state dette molto meglio da me di chi mi ha preceduto quando ha presentato così bene il libro, e io sinceramente li ringrazio tantissimo dell'onore che mi hanno fatto.